tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. A chi è che non piace un'insalatina di mare da ciupparsi los di muedos? A me piace tantissimo. E allora, oggi andiamo a fare la mia versione segreta. Ebbene, yes. E siete pronti? Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. Guardate che meraviglia. E cominciamo la nostra preparazione. Abbiamo bisogno di anelli di calamaro, poi delle code di gambero alle quali abbiamo eliminato sia l'intestino che il carapace, poi dei ciuffetti di totano, dei totani interi, delle seppioline e dei moscardini e in ultimo delle cozze. Per le verdure abbiamo bisogno di prezzemolo, sedano, peperoni, scalogno, aglio, ce ne serviranno due spicchi, alloro, un paio di foglioline, pepe in grani, vi consiglio quello rosso, aceto di mele, pepe nero che andremo poi a macinare, sale e olio extravergine di oliva di alta qualità. Cominciamo dalla pulizia del gambero. Dopo aver eliminato la testa e il carapace, con la punta di un coltellino teniamo la coda tra l'indice e il pollice e con la punta facciamo un'incisione sulla colonna, quindi eliminiamo questo filamento nero che è l'intestino. Passiamo allo scalogno, dobbiamo tagliarlo in 4 o 5 parti, dipende dalla grandezza. I pezzi devono essere più o meno della dimensione delle cipolline, quelle sott'aceto, avete presente? Il sedano lo tagliamo dapprima leggermente in diagonale per poi tagliare i pezzettini che abbiamo ricavato a metà, in modo tale da ottenere dei bastoncini, più o meno così. Prepariamo anche il peperone, eliminiamo la parte centrale che è quella con i semi, quindi lo tagliamo in bastoncini più o meno delle dimensioni delle patatine fritte, un pochino più grosso del sedano. In una padella mettiamo un filo d'olio extravergine di oliva e aggiungiamo lo scalogno. Quando lo scalogno comincia a soffriggere, inizia a colorarsi, aggiungiamo il peperone. Saltiamo bene e aggiustiamo con sale e pepe. Quindi possiamo aggiungere anche il sedano. Cuociamo a fuoco vivo per un paio di minuti saltando bene le verdure in maniera tale che si vadano a insaporire molto molto bene. Quindi aggiungiamo ancora un filo d'olio extravergine di oliva e continuiamo a saltare le verdure. In questa maniera le ossigeneremo e l'olio si legherà col fondo di cottura formando una base cremosa. Vi ricordo, questa fase di cottura sempre a fuoco vivo. Ora aggiungiamo un po' di aceto di mele, in alternativa all'aceto di mele va bene anche l'aceto di vino bianco, e facciamolo sfumare bene. Il profumo è molto buono, ma non vi consiglio di avvicinare troppo il naso alla padella, i vapori potrebbero farvi starnutire, per così dire. Cuocere ancora, sempre a fuoco vivo, per un paio di minuti fino a quando l'odore di aceto non si attenua un pochino e il fondo di cottura comincia a ritirarsi. Quindi spegnete il fuoco e mettete le verdure in un piatto. A proposito, questi peperoni saltati così sono un ottimo contorno, si accompagnano con carne e pesce che è una meraviglia. Se volete renderli più profumati, per esempio, potete aggiungere del basilico e della mentuccia. Se invece volete farli in agrodolce, prima di aggiungere l'aceto aggiungete un cucchiaino di zucchero di canna e poi il procedimento è sempre lo stesso. Comunque, per la ricetta di oggi le abbiamo bisogno così, senza zucchero, senza menta e senza basilico. Passiamo alla cottura delle cozze, le mettiamo all'interno di una pentola alta, quindi gli aggiungiamo uno spicchio d'aglio, del prezzemolo, il prezzemolo glielo mettiamo intero così, non lo tritate il prezzemolo, abbiamo bisogno che sia così. Aggiungiamo anche un pochino di pepe e olio extravergine di oliva, quindi mettiamo il coperchio e via sul fuoco fino a che non si saranno aperte. Prepariamo dunque anche gli altri cefalopodi o molluschi, perché si chiamano così, ok. Per quanto riguarda i moscardini, che sono come dei piccoli polpi, li lasciamo interi, al massimo li tagliamo una volta cotti. In questa maniera rimarranno più saporiti e soprattutto più teneri. Le seppioline vanno bene così come sono, mentre i totani li tagliamo ad anelli il corpo. E se i ciuffi, quindi la testa e i tentacoli, sono molto grossi, li facciamo a metà. Code di gambero, ovviamente private dell'intestino, anelli e ciuffetti li lasciamo così come sono. Vediamo intanto come procedono le cozze. Si sono aperte, quindi le estraiamo dalla pentola e le mettiamo all'interno di una boule. Eliminiamo l'aglio e il prezzemolo e le lasciamo intiepidire.
Intanto filtriamo la loro acqua, quindi il fondo, laviamo la pentola ed inseriamo 3 foglioline di alloro, uno spicchio d'aglio e l'acquetta delle cozze. Lo spicchio d'aglio lo lasciamo intero in camicia, quindi con la buccia, senza schiacciarlo. Aggiungiamo 1 litro di acqua e poi 50 ml di aceto, anche in questo caso aceto di mele, che può essere sostituito dall'aceto di vino. Aggiungo 5 o 6 granelli di pepe rosso. Metto dunque la pentola sul fuoco e la porto ad ebollizione. Quindi aggiungo del sale grosso e lascio bollire l'acqua per 5-6 minuti per fare in modo che si insaporisca. Quindi possiamo cominciare la fase di cottura dei molluschi. Partiamo dai moscardini, che sono anche i più grossi, quindi avranno bisogno di qualche minutino in più di tempo di cottura. Vanno tuffati 4-5 volte per far arricciare i tentacoli, quindi li lasciamo cadere. Dopo aver inserito i moscardini, lasciamo cuocere un paio di minuti per far tornare l'acqua in temperatura. Quindi aggiungiamo le seppioline e i totani, gli anelli di calamaro e i ciuffetti. I gamberi no, i gamberi lo vediamo dopo. Mettiamo dunque il coperchio e dal momento che ricomincia a bollire, cuciniamo per 25 minuti. A questo punto le cozze si saranno intiepidite, le possiamo sgusciare, però facendo attenzione a non perdere la loro acquetta. Passati i 25 minuti di cottura possiamo aggiungere i gamberi, ma attenzione, dopo averli inseriti spegnere immediatamente il fuoco, perché il tempo di cottura dei gamberi è di massimo 30 secondi e il calore residuo all'interno della pentola è più che sufficiente per cuocerli. Se prolungate la cottura diventeranno gommosi e non è bello, no, non è bello. Mescolare finché non saranno diventati bianchi, quindi colare bene e mettere il tutto il pesce all'interno di una teglia affinché si possa raffreddare velocemente. Questo sì è bello. Molto bello, ma molto molto bello. Eliminare dunque lo spicchio d'aglio e le foglioline di alloro, mentre lasciare i granellini di pepe, perché quelli sì, quelli sono fighi. Ci siamo, dai, praticamente abbiamo finito. Tritiamo un po' di prezzemolo fresco e intanto rispondo alla domanda che riguarda le dosi, sicuramente me la farete. Vedete, in cucina le dosi non sono mai precise, non stiamo parlando di pasticceria, sono indicative. Nel sito internet vi indicherò le dosi di massima, anche se il mio obiettivo è che impariate a cucinare con gli occhi, col naso e col palato. Con gli occhi per capire dosi e colori, col naso per sentire i profumi e col palato per modificare una ricetta in base al vostro gusto personale. Ricordatevi che il profumo che sentite è uguale al sapore. Ora, dopo aver lasciato intiepidire il pesce, non ci resta che unire tutti gli ingredienti all'interno della teglia. Dopo averlo fatto, aggiungiamo il prezzemolo tritato, un pizzico di sale, una macinata di pepe fresco e un buon giro di olio extravergine di oliva. Quindi possiamo impiattare. E la mia domanda è... vediamo, la conoscete? Che domanda mi farò? Non lo so e non lo so. Beh, intanto facciamo la prova dell'assaggio, dopodiché vediamo la domanda. Eccomo qua! Che cos'è questa roba qua? È qualcosa di veramente spettacolare, E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, però prima vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di dare un bel mi piace, un bel like, perché per me è molto ma molto importante, e poi sito internet dove trovate tutte quante le mie video. E la mia domanda è: sarà buono o non sarà buono? Io lo so, perché già me ne sono scofanato, non so se ci fate caso, guardate qua, già ne manca un bel po', quindi è che uno mentre la prepara questa se la sbrana. Bisogna lasciarla in frigorifero, diciamo, una mezz'oretta coperta con pellicola trasparente, e poi il giorno dopo è qualcosa di delizioso. Va bene, dai, andiamo ad assaggiarla, vediamo, giusto per la cronaca, perché le verdure in questo momento che cosa sono? Sono rimaste belle croccanti, hanno quella leggera punta di aceto che comunque richiama e che dà... mi sono fatto un piattino piccolo. Il peperone, così, mamma mia, mm.
È spettacolare. Andiamo a mangiare. Vi lo chiedo mucho. Alla prossima video e ricetta. Ciao!